Amici bellini, ci avviciniamo piano piano alla partita perché non ce la faccio più. Devo vedere giocare il mio Napoli, ma oggi c'è stata la presentazione della maglietta, che dicono la maglietta inclusiva, che ha tanti simbolismi, quindi guardiamo, cominciamo. Allora, Maurizio Gatto, miau, brutta battuta, lasciate i dislike, veramente, non è proprio il caso. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, i like sono per la maglia nuova che secondo me è bella, adesso ne parliamo, poi si cercano delle motivazioni, dei simbolismi fin troppo, si esagera, una maglia inclusiva che contro i razzismi, no, non esagererei, però possiamo andare a vederla nello specifico. Tenendo presente quello che sarà, non lo so se arriva il report dell'allenamento per fine video, state tuned perché può essere che sappiamo alcune cose su giocatori che dobbiamo parlare di Kvara, quindi vediamo di cosa si tratta. Allora, ci spostiamo mentre i bimbi fanno casino, indossata, allora tutte le maglie, prima di tutto le maglie, le vedi schiaffate su un sito, anche sul manichino sembra bella, però c'era una luce bruttissima alla presentazione, indossata da chissà. Quello che a me piace di più di questa maglia è il colletto, che è diverso, molto diverso da quella che abbiamo qui, insomma ce l'abbiamo, no? Facciamo un paragone, anche perché con queste luci, bene o male, si vede, non lasciate perdere lo scudetto della Francia perché è il verde, ma posso sistemare. Ecco, è un verde così. Però vedete qua il colletto è tutto unito, mentre lì ci sono dei dettagli. C'è un dettaglio che è color champagne, color sabbia, insomma, questo non è un bianco. La prima immagine, insomma, ho detto, vabbè, hanno fatto un doppione, un altro doppione, perché questa qua che è la maglia away da campionato, c'ha il Vesuvio ovviamente così, mentre la versione europea non permetteva stampe, quindi è senza quello, con il colletto ancora diverso che richiama il tricolore. Qua sembra un doppione senza Vesuvio, ma con queste onde che richiamano un po' la sabbia, richiamano un po' il mare, nelle varie cose, il blu del mare, bello questo blu, il grigio dicono della sabbia, o anche delle mappe dei navigatori, e poi c'è la rosa dei venti che rappresenta tutta una serie di cose. Insomma, è una maglia celebrativa del main sponsor, fondamentalmente MSC Crociere, a ponte che quindi ci compra, è un ponte questa maglia, everywhere è lo slogan, ed è lì che io mi arrabbio tantissimo, perché questa maglia è bellissima, tutta a posto, ma everywhere no, non si trova. Questa maglia nello specifico non si trova perché è un'edizione limitata di 2023 pezzi soltanto, quindi è una maglia per ricchi, prima di tutto perché è 180, andiamo a vedere con l'analisi tattica, diciamo, 180, vedete la differenza, insomma, dei colori, e quindi è edizione limitata, come il Napoli ha fatto spesso, e quindi Juan Jesus, sì. La facciamo personalizzata con Juan Jesus, simbolicamente serve una cosa del genere, ma già con la cosa, con le patch, ci possiamo aggiungere la patch, arriva a 200, poi non parliamo della spedizione, insomma. È una maglia non per tutti, è una maglia per gente facoltosa che si vuole prendere l'ultima maglia con lo scudetto di questa stagione, o per gli influencers, quelli là che hanno veramente tanti followers e quindi il Napoli la regala, non lo so come funzionerà, ma a me piace nello specifico questa maglia, non la ritengo un'operazione clamorosa, perché non mi leva sete, onestamente. È una bellissima maglia che vedremo contro l'Atalanta, ma quello che si dice nella cosa, per esempio, il Napoli il ponte con il resto del mondo, non, la distribuzione è ancora fallace, ed è lì che io, cioè, la maglia per me è bellissima, ma è quando parla Bianchini che mi parla, noi abbiamo oramai abbiamo fatto un'operazione di marketing clamoroso, e c'è un passaggio che io vi devo far ascoltare che non ha alcun senso, che è questo qua. Grazie soprattutto a un gruppo di lavoro che generalmente va dalla produzione alla logistica, alla distribuzione, alla commercializzazione, che sono fasi complicatissime che le aziende come sponsor tecnici importanti fanno in 18 mesi in 500 persone, e qui si fa invece con una struttura linea, si fa in 3 mesi, quindi questa è una rivoluzione. E per questo motivo siamo diventati un fashion brand, perché siamo in grado oggi di andare
a recepire quelle che sono appunto le esigenze del mercato e di metterle poi a sistema. Ok, o vivete nel mondo delle favole. Il fashion brand, cioè quello che Nike, Adidas fanno in 18 mesi con 500 persone, voi fate in 3 mesi, ma la maglia non arriva da nessuna parte. Lo fate a Napoli, a Forcella, al Vomero, forse in Italia, nel resto dell'Italia, che compare in un paio di negozi, ma Armani qua non porta la maglia del Napoli. Armani in generale non porta la maglia del Napoli nemmeno sui loro siti. Siete, cioè, vi riempite la bocca d'aria, vi state atteggiando della società Lean, che riesce a fare in 3 mesi quello che la Nike fa in 18 mesi. Sono esterrefatto, onestamente. E lo sapete che sono molto sensibile all'argomento, perché è proprio qua che si vede se il Napoli è cresciuto come brand nel mondo o no. E c'è un altro passaggio che secondo me è terrificante, perché Italia Mele fa una domanda che secondo me comincia bene e mi aspettavo una conclusione pertinente alla maglia, alla distribuzione. Lei dice, vi assicuro che anche in Nuova Caledonia ci sono dei tifosi che seguono il Napoli, il punto più lontano da Napoli, che seguono con passione il Napoli, ma lo scudetto ha aiutato sicuramente in questo. Non crede che non puoi rivincerlo, oppure una stagione sportivamente fallimentare, perché poi questa è la realtà dei fatti, non crede che poi questo può danneggiare quello che è l'esportazione del brand nel mondo? E Bianchini dice no, assolutamente no, lo scudetto è una ciliegina, ma poi noi siamo da 13 anni in Europa, stiamo dappertutto, e il fatto che noi abbiamo i diritti d'immagine è più importante di vincere lo scudetto. Aiuto, facciamo parlare lui. Oggi è maggiorità mondiale, attrae giocatori mondiali, sapete che siamo il solo club al mondo a gestire i diritti d'immagine anche dei singoli giocatori, e questo è molto più importante di vincere lo scudetto, perché noi con Minje Kim, senza vincere lo scudetto, e che era dato prima, siamo riusciti ad entrare in un mercato che è il Sud Corea, in cui eravamo assenti al 100%. Oggi il Napoli, assieme al Tottenham, che ha Sony, al Bayern Monaco, che ha preso Kim, quindi pian piano ci è andato a raggiungere, però ha una base consolidata, quindi Minje Kim è andato via e noi continuiamo per interagire con milioni di fan sul Corea. Vabbè, datemi i dati, non posso dire che, allora, datemi i dati, cioè che il Napoli vende Min Jae Kim e in Sud Corea ci sono milioni di fan ancora del Napoli che stanno comprando la maglietta del Napoli di quest'anno senza Kim Min-jae. Datemi i dati, perché non ci credo. Se mi dai i dati, dici guarda, qua abbiamo venduto queste magliette, hanno fatto la spedizione, hanno comprato con la spedizione, eccetera eccetera, milioni di fan in Sud Corea, visto che abbiamo comprato Min Jae Kim, noi, perché siamo il Napoli, continuano a essere tifosi del Napoli, si sono comprati la maglia di Nathan. Ci state prendendo in giro, state prendendo in giro gli sponsor, perché poi il tifoso del Napoli se ne può fregare altamente, ma state prendendo in giro gli sponsor, io non ci posso credere. E sono illazioni mie, magari veramente, ma non credo. Ci sarà qualcuno che sarà rimasto affezionato, ma non ti mettere al passo come il Tottenham e come il Bayern di Monaco, che se l'è comprato quest'anno. Quest'anno i tifosi di Kim tifano per il Bayern di Monaco, non tifano per il Napoli. E l'impressione è che i tifosi georgiani, se un domani Kvara se ne va, continueranno a tifare Kvara e simpatizzeranno per la squadra in cui Kvara andrà. Quindi questa favoletta del... No, noi abbiamo consolidato, adesso abbiamo consolidato... Quanti messicani, secondo voi, continuano a tifare per il Napoli dopo aver venduto Lozano? Trovatemi messicani che tifano per il Napoli adesso e mandatemeli, che non siano però già tifosi del Napoli prima di Lozano. Quindi a me sembra aria frittissima, cioè everywhere non è everywhere. Abbiamo consolidato, i diritti d'immagine sono più importanti degli scudetti. Siete favoleschi, ecco. Siete favoleschi. Ovviamente non ci sarà una replica, perché questa è l'edizione limitata, quindi se la volete questo è il prezzo. E quindi io mi aspettavo la domanda fosse: abbiamo i tifosi Nuova Caledonia, vogliamo aumentare e migliorare la distribuzione? Invece no, la domanda era sulle vittorie sportive, che sicuramente aiutano ad aumentare i tifosi nel mondo, e Bianchini ci fa sapere che non ha proprio importanza, anzi siamo visionari, perché facciamo l'autoproduzione, facciamo tutto in 3 mesi e...
e siamo gli unici che continuano a tenere i diritti del calciatore, e quindi grandi vantaggi che io non posso verificare onestamente, perché non abbiamo i dati delle vendite delle maglie. Ora, in tutto questo ci viene confermato che il Napoli non parteciperà alle iniziative della Serie A, della federazione, per quanto riguarda le patch antirazzismo. Io patch antirazzismo, se voi cercate, oltretutto sbagliato, si dice antiacerbismo, è il nuovo modo, perché così non dico più la parola, invece di dire insulti, dico insulti acerbi, e sembra un aggettivo, e io così farò da adesso in poi. Ricordo questa, ma quando Ibrahimovic ancora così, io questa patch non l'ho vista nell'ultima partita, e già si faceva ma avete un messaggio contro non l'ho vista, non lo so se era prevista per la prossima giornata, e se quindi l'Atalanta scenderà con una patch e il Napoli decide di non farlo. Riflettevo con Alberto, che abita in Germania e quindi tra l'altro ha una visione un po' più internazionale, più che non mettere niente, il Napoli, per dare un messaggio, ne dovrebbe mettere una più grande. O meglio, è l'occasione, proprio così, dice, lo sponsor non è MSC, ma è una frase sul anti-acerbismo proprio seria, grossa, e lì dai un messaggio importante. Se non metti niente, all'estero può essere visto, ok, si sono scocciati di combatterlo e hanno rinunciato. È chiaro che simbolicamente si capisce, no? Non vogliamo più partecipare alle cose di facciata, vogliamo nei fatti fare delle cose. E quindi ci ricorda Bianchini che, per esempio, l'incontro tra il giovane tifoso Mané, il giovane della primavera Mané, e Juan Jesus era avvenuto prima dei fattaccio acerbistico. Di conseguenza il Napoli era già attivo per fare queste cose. È molto molto triste, e ne parlavo con Antonella su Twitter, mi faceva riflettere su una cosa. Cosa succederà ai giovani, no? Perché se la tua testimonianza da sola non è bastata, cioè se la testimonianza di un giocatore conosciuto e oramai importante non è bastata, i giovani, cioè quando succede a un ragazzino in primavera e viene insultato, cosa farà? Lo denuncerà oppure se lo tiene dentro? Che è un po' quello che è successo a Juan Jesus 12 anni fa, quando Higuain gli diede della scimmietta, perché è successo, ed era un Higuain giocatore del Real Madrid, ed era un Argentina-Brasile o Brasile-Argentina. In quel momento Juan Jesus, più giovane, si bloccò e non disse niente, e ne parlò dopo 2 anni. Un Juan Jesus un po' più grande, che non ha niente a che vedere più e che ha sviluppato una certa maturità, non ci sta più e denuncia la cosa, e viene poi mortificato da una sentenza assolutoria, perché, e me ne faceva riflettere il giudice Alberto Maria Picardi, quindi io non sto parlando a caso, sto parlando di come funziona il diritto civile, penale, ma specialmente il diritto sportivo. Nel diritto sportivo non serve, e c'è scritto in tutte le federazioni, vi faccio leggere, perché il problema vero è che, ok, non ci sono altri testimoni, ma c'è un testimone che è la vittima stessa dell'insulto acerbo. E che facciamo? Non abbiamo creduto neanche a lui, cioè non abbiamo ritenuto che la sua parola fosse abbastanza. Questa è una chiarificazione che ho fatto per scritto anche nella descrizione del video di ieri. Mi chiedo scusa per il microfono che faceva un po' di rumore, ma dovevo essere più preciso. Non è che Juan Jesus sia stato ritenuto bugiardo, hanno creduto alla versione di Juan Jesus e hanno rilevato che l'insulto poteva avere una matrice discriminatoria, ma hanno stabilito che la sua parola non fosse abbastanza, quando in realtà, e lo dice il sito della federazione, il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa. Lo dice la giustizia sportiva, non lo dico io. Senza la necessità della presenza di riscontri esterni, cioè il testimone o un labiale specifico. Poi la logica vuole che se quello ti chiede scusa e indica Turam, tutte le cose che sono successe dopo, già quello basterebbe. Ma questo è il punto fondamentale. Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria. Le dichiarazioni della persona offesa devono pertanto ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità. Signori, è stato creato un precedente clamoroso. Quindi un bambino non parlerà
perché dirà, vabbè, l'ha detto Juan Jesus e non gli hanno creduto, non è bastato per far punire, vuol dire che me lo devo tenere e basta. Questo è quello che ne esce fuori. Quindi la storia che questa maglia sia inclusiva, perché nella MSC Crociere sulla nave lavorano 70 dipendenti, ognuno di colore, di religione diversa, mi dice poco, onestamente. Sarebbe bene adesso partire, perché il comunicato del Napoli mi è piaciuto moltissimo e l'ho scritto ovunque, mi è piaciuto molto che si sia presa una distanza netta dalle iniziative di facciata, che poi non vengono riempite, la scatola delle iniziative non viene riempita di fatti e quindi va tutto in cavalleria e così non va bene. Quindi, in attesa di capire se Acerbi sarà il difensore, magari lo fanno pure capitano della nazionale, io mi rifiuterò ovviamente di tifare per la nazionale italiana, e ci divertiremo perché l'Inghilterra è fortissima, la Spagna è fortissima, la Francia è fortissima, la Germania è molto forte, e poi c'è la Georgia, c'è la Polonia di Zielinski. Ci possiamo divertire, e abbiamo visto che Kvara è uscito toccandosi l'inguine, è uscito nei tempi supplementari, insomma si parlava della paura dell'infortunio muscolare dietro l'angolo, però l'abbiamo visto anche festeggiare ballando, cosa logica in quel momento, l'adrenalina anche della vittoria, di un passaggio storico agli europei per la Georgia, ti fa anche dimenticare una cosa, e fare il balletto nel che tutti quanti sta benissimo. Ci andrei cauto, e non sono certo al 100% della presenza di Kvara contro l'Atalanta. Sarà bello fare delle ipotesi che faremo in questi giorni per capire che magari recuperiamo Osimhen, visto che le ultime cose ha fatto metà in campo, metà in gruppo, metà personalizzato. Però Kvara non lo so, venendo da potrebbe essere rischioso poi rischiarlo. Il fatto che fa il balletto non significa che sta benissimo e che può giocare a pallone contro l'Atalanta, che lo prende a calci di nuovo. Quindi sarà sfizioso capire, ci metti Lindstrom, sposti Traoré più avanti e fai giocare Cajuste, ci metti Raspadori, adatti Ngonghe dall'altra parte, insomma sarà sfizioso vedere come la pensa Calzone. Insomma, i dettagli di questa maglia li avete visti, secondo me è molto bella, il colletto è la cosa che mi piace di più, i porti di Dubai, di Copenaghen, di Napoli e di Miami, psicologicamente, simbolicamente va tutto bene. A me piacerebbe poi vederla effettivamente, cioè la butto lì. Non si può affidare alle navi che partono da un porto e arrivano un altro e gli dai 1000 magliette, e poi quando arrivi a Miami lo stesso Pietro da Miami può basta un tifoso che lo farebbe anche gratis, si va a pigliare i cartoni e si fa un giro per i negozi di articoli sportivi, e hai fatto una distribuzione casareccia, ma l'hai fatta, e almeno può arrivare a Copenaghen, può arrivare a Dubai e può arrivare così. Sfruttale, hai una collaborazione con una società di shipping proprio di navi, e non le usi per la distribuzione. Quella frase che disse De Laurentiis a eBay: dovete fare il capannone in Messico così abbattiamo i costi. Lo devi fare tu il capannone in Messico. eBay è solamente una piattaforma che poi rivende, ma non fanno la produzione. La produzione devi farla tu, e se fai tu la produzione e fai anche la distribuzione, potresti abbattere i costi di distribuzione facendo le produzioni ad hoc nei vari continenti, e la palissiano. Quindi speriamo che questo anno di esperienze anche con cose nuove, insomma sono già 2 o 3 anni che facciamo questa cosa, però deve crescere il Napoli sotto questo punto di vista, altrimenti da Napoli nel mondo è una frase vuota, ed è un peccato, e voglio proprio avere, se non è andata in giro per il mondo con lo scudetto, voglio proprio avere l'anno prossimo, se non andiamo nemmeno in Europa, dove deve arrivare questa maglia e quanti degli 85 milioni di simpatizzanti fanno la corsa a comprarsi. Questa è una cosa su cui Bianchini deve riflettere. Io capisco che devi farti bello con il padrone, ma che le vittorie sportive, che i risultati sportivi non contino per la diffusione del brand, siete completamente matti. Siete completamente matti. E basta avere i diritti dei calciatori per avere il rapporto con milioni di sudcoreani. Siete matti.
siete mai. Insomma, inutile aggiungere altro, si continuerà a parlare di queste polemiche inclusive, non inclusive, gli insulti acerbi resteranno nella storia. È inutile che gli interisti cercano di fare il paragone con Sarri e Mancini, perché adesso stanno provando a fare questo. Bravi, per l'appunto, cioè, se fate questo paragone, per l'appunto, all'epoca vi siete indignati quando poi è un insulto che non riguarda, no? Perché non lo è lui, e quindi non è che lo insulti, è così. Invece quando insulti a Urge lo è poi diventa acerba la cosa. Quindi vi siete indignati all'epoca e vi dovreste indignare adesso. E Sarri non è difendibile, perché anche lui è un uomo molto volgare, quindi lungi da me. Eleganza, sempre eleganza. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Brava Valentina, la maglia mi piace, ma non leva sete, perché sono operazioni che restano nell'ambito dell'elite, dei pochi ricchi, e quindi non so a cosa posso servire. Sarà bella da vedere sicuramente, ma è più importante farne una meno bella, ma che arrivi dappertutto. Credetemi, è più importante, perché poi ce la facciamo piacere. Da New York ve l'ho detto, no? Perché da Napoli, nel mondo, i like finali sono di cortesia.